Fa festa la nazionale italiana di pallavolo che si proietta alle Universiadi in Cina dal prossimo 28 luglio. Fanno festa gli appassionati francavillesi di questo sport in una stagione nella quale, proprio in questo impianto, si è festeggiata la promozione delle ragazze della Vipo Store in Serie B1. Il trofeo dei due mari va in archivio con la terza vittoria di fila per gli azzurri, guidati in panchina dal francavillese Vincenzo Fanizza, che celebra il suo ritorno a casa regalando una gara al limite della perfezione contro la Tunisia. Avversario più ostico di quanto non dica il 3-0 finale, con i primi due parziali chiusi 25-23 ed il terzo portato a casa sul 25-22. Anche sul parquet del Palasport di Francavilla Fontana, con gli spalti pieni, a testimonianza della voglia di pallavolo da soddisfare in quest'estate, i protagonisti sono Magalidi, Gironi ed il capitano Recine, che vanno tutti in doppia cifra per i punti messi a segno. Vince l'Italia Seniors B, ma supera questo esame anche la macchina organizzativa dei Giochi del Mediterraneo 2026. Del resto, il trofeo dei due mari, disputato contro Olanda, Giappone e Tunisia, è stato un test event proprio per le Olimpiadi del Mediterraneo in programma tra 3 anni in terra ionica. In archivio però restano le immagini di festa attorno alla nazionale. La pallavolo in Puglia è da un po' di anni che stiamo ottenendo dei grandi risultati a livello giovanile, abbiamo club di Superlega, abbiamo tante squadre di A2, di A3, tra Taranto e Francavilla abbiamo visto che, come ho detto prima, il pubblico ha risposto alla grande e siamo veramente contenti. Speriamo che sia di buon auspicio per gli europei che si terranno ad agosto, a settembre qui in Puglia. Francavilla è una città di tradizione sportiva e quella tradizione ha saputo sopravvivere nel tempo anche a dispetto dell'assenza delle strutture, di strutture adeguate. Oggi ci godiamo uno stadio che accoglie un campionato di Serie C e un palazzetto che questa sera ha vissuto il suo battesimo per le competizioni internazionali. Io come cittadino, prima ancora come sindaco, ne sono molto felice.